Allora, coach, quest'oggi è una partita che si sapeva era molto molto difficile, una gara in salita, ci avete provato a tratti, anche nel terzo set avete provato a rimanere lì. Come valuti questa gara? Si poteva fare qualcosa di più o comunque Novara si è dimostrata veramente tanta tanta roba oggi? No, potevamo fare di più secondo me. Loro hanno a giocarci contro hanno un ritmo interessante, chiaramente rispetto a Conegliano meno in battuta. E tra l'altro aver perso così tanti punti sui servizi dell'opposto è una di quelle cose che mi dà più fastidio, perché ultimamente stavamo lavorando meglio anche con battitori che hanno battuto meglio di lei e invece abbiamo buttato via il primo e il secondo set con i break subiti sul suo turno di battuta, quindi quello è un demerito nostro. Poi dicevo, loro sono sicuramente una squadra che ha un bellissimo ritmo, gioca bene, tranne il finale del terzo set, loro hanno giocato sempre con buona qualità, però ripeto, noi potevamo fare meglio proprio contro l'opposta, sia col muro che con la difesa, siamo sempre stati molto disordinati per tutta la partita e poi in cambio palla siamo partiti bene in attacco, ma dal secondo set abbiamo fatto molta fatica a scegliere i colpi, soprattutto a trovare i tempi giusti, abbiamo sempre aspettato troppo a colpire, siamo fatti sporcare tutte le traiettorie, con loro poi si attacchi troppo male diventa difficile giocare. Secondo me ci sono delle cose su cui dobbiamo crescere in fretta. Noi sicuramente possiamo commettere degli errori, ne faremo ancora, perderemo altre partite, non è quello il problema, però su alcune cose che stavamo risolvendo poi fare dei passi indietro non è una buona idea. Dobbiamo, quando decidiamo che su qualcosa dobbiamo cambiare ritmo, poi dobbiamo farlo davvero, anche a costo di sbagliare qualche palla in più, però dobbiamo essere un po' più decisi nel seguire la nostra strada. Cosa porta qualcosa di buono via da questa sera? Ma secondo me a tratti abbiamo fatto un buon lavoro in battuta, ricalcando un po' la partita di Casalmaggiore, dove una volta presi gli obiettivi poi dopo siamo riusciti a portarli avanti. Devo dire che da questo punto di vista siamo riusciti a fare un buon lavoro, anche se anche lì abbiamo margini interessanti di crescita. Poi per il resto abbiamo fatto un passo indietro secondo me un po' su tutto, ma ripeto, ora siamo a caldo e bisogna tener conto che c'è anche la forza dell'avversario e due trasferte lunghe, tanti chilometri percorsi, e quindi anche da quel punto di vista probabilmente ci è mancato un po' di lucidità. Se non sei soddisfatto della partita di oggi, resta comunque una settimana in cui nelle partite, insomma, quelle che contavano tanto, avete dato buone indicazioni, no, coach? Sì, ma io non sono mica scontento della squadra, ci mancherebbe altro. Noi stiamo a valutare la partita di stasera, però per carità la settimana è stata sicuramente una settimana positiva. Ora dobbiamo preparare con lucidità anche la prossima, che è un'altra settimana importante per noi. E poi dopo, in questo momento, è chiaro che in casa ci piacerebbe far di più. Abbiamo questa serie di partite molto impegnative, perché i prossimi due avversari sono ancora di livello, però insomma, se impariamo a non abbassare troppo la testa e a provare a giocarci la testa alta con un po' più di coraggio in alcune cose, poi ce lo portiamo dietro per le partite con le altre squadre, per cui è quello il segnale che mi piacerebbe dare questa sera alla squadra. Abbiamo visto per un breve sprazzo Terre finalmente pronta per dare proprio apporto. Un po' alla volta, sta lavorando tanto, ma come tutte si sta lavorando. Lei ha avuto un problema muscolare qualche settimana fa che gli ha fatto perdere una decina di giorni, però insomma un po' alla volta c'è anche lei, ma Anna sta facendo il suo. Chiaro che più pedine abbiamo a disposizione, più giocatrici abbiamo, più possibilità abbiamo di cambiare la partita in corsa, per cui era un po' alla volta, poi ci sarà anche lei, ma rimane l'idea di squadra che dobbiamo far sentire un po' più forte anche con avversari di questo livello.